Carico disti, eccoci, pezzo montato, abbiamo montato la coppia conica. Comunque, fondamentalmente facciamo questo piccolo video articolino tecnico che c'entra un po' una fava, ma per darvi una spiegazione simpatica e interessante sul perché all'interno della trasmissione vi siano tipologie di oli diversi. Ovviamente ci sono motivazioni molto più tecniche e quant'altro il resto. Comunque, visto che non è giusto, cioè il senso di coldisti.it è quello di trasmettere, di fare in modo che gli utenti possano trasmettere ad altri le loro conoscenze tecniche e fare in modo che gli altri le possano capire, le possano apprendere, le possano fare loro. Ovviamente, alcune volte per forza si è costretti a trasmettere delle informazioni molto tecniche che devono avere una grande base da tecnica dall'altra parte per poter essere apprese. Alle volte si riesce a trasmettere informazioni tecniche anche molto complesse in modo semplice, in modo che tutti le possano capire. In questo caso stiamo parlando della differenza degli oli, per esempio, tra una coppia conica e un gruppo riduttore, un gruppo selettore centrale. Allora, negli ali delle coppie coniche, posteriori, anteriori, a differenziale anteriore, solitamente vengono usati degli oli molto ma molto densi. Questo comporta una diminuzione della rumorosità e una grande lubrificazione ai pezzi meccanici che devono sopportare un grandissimo attrito. All'interno del gruppo del selettore centrale, del gruppo meccanico di selezione di marcia, abbiamo, cosa strana e unica, entrambe le situazioni, cioè abbiamo il gruppo cambio, che è esattamente identico a qualsiasi gruppo cambio a marce, perché sono ingranaggi che vengono mossi da delle forcine, quindi abbiamo un'esigenza di olio e un'altra esigenza di olio determinata dal pinione conico della trasmissione, cioè dove i due pinioni conici trasmettono la trasmissione agli alberi che vanno alle coppie coniche posteriori e differenziali anteriori e comunque poi dopo le ruote. Allora, olio molto spesso, per esempio un 90-90, un 90-120, sono oli, una follia, sono quasi, sono melasse. Andrebbero bene per questo tipo di coppie coniche, cioè le coppie coniche, come vedete, hanno degli ingranaggi che sono molto incuneati, sono molto tondi, quindi permettono all'olio di schizzare via. Ci vuole un olio molto denso perché garantisca la lubrificazione. L'altra parte, invece, quella della sezione marcia, è composta da ingranaggi fondamentalmente a denti dritti. L'ingranaggio a denti dritti non va tanto d'accordo con gli oli densissimi, non ne ha bisogno. E quindi all'interno del gruppo di selezione marcia avremo due tipi di esigenze di olio diverse. Ovviamente ciò non è possibile, quindi bisogna cercare un olio, un compromesso. Noi per questo usiamo l'Ipon 2R, il Dextran dell'Ipon, che è un olio fantastico. Potete usare qualsiasi altro tipo d'olio, ma il Dextran è proprio studiato e vi permette di avere la giusta lubrificazione per entrambi questi sistemi. Infatti, il Dextran può anche essere utilizzato nelle coppie coniche posteriori, anche se sicuramente per un utilizzo gravoso sarebbero più indicati degli oli un attimino più pesanti, ma stiamo parlando di competizione in gara a grossissimo sforzo. Quindi, vi abbiamo spiegato il perché si utilizzano solitamente degli oli diversi. Quindi, quando avete un gruppo cambio, un gruppo selezione di marcia con gli ingranaggi a denti dritti, dovete usare degli oli abbastanza fluidi, per esempio l'olio motore. Quando avete delle coppie coniche, che sono fatte in questo modo, dovrete usare degli oli molto più densi. Signori, nel mondo, quando il quadro del ciclo è vostro, potete fare quello che volete. Non sempre ciò che viene indicato dalle case madri, viene utilizzato dalle case madri, è la soluzione migliore per voi e per il vostro utilizzo. Meccanicamente, quando un utente capisce la motivazione delle cose, può scegliersi e studiarsi la soluzione migliore per il proprio utilizzo, che magari vuol dire avere un cavallino in più alla ruota, o un cavallino in meno alla ruota, ma un olio che garantisce la lubrificazione per l'utilizzo che si fa del proprio mezzo. Signori Dal Fiero, spero questa piccola chicca sia di vostro gradimento. Un grande saluto, Dal Fiero, squadra corsa quadristi.it.